forse non fa altro che staccarsi. Scopriremo poi, anche se già nel 2002 se ne parlava, che a quel punto la cocaina era una presenza veramente molto, molto importante nella vita di Marco. Addirittura nel ritiro di Terracina, lui è costretto ad ammettere che non ce la fa più a tirarsene fuori e lo fa piangendo sulle ginocchia di Riccardo Magrini, che da quell'anno era il suo direttore sportivo. La sua scarsa forma non sfugge agli organizzatori del Tour de France, che gli fanno sapere che nemmeno quest'anno lo inviteranno alla Grande Boucle. Per Pantani è l'ennesimo tradimento, un'altra pugnalata da quel ciclismo a cui ha dato tutto se stesso e che ora sembra non volergli dare in cambio nulla. Ma come? Io che ho vinto tappe, che ho vinto il tour, adesso non sono neanche invitato, ma perché? Cosa ho fatto di male? Per lui era la cosa peggiore che potesse accadergli, non prenderne parte, non essere invitato. Non fu invitato perché probabilmente Leblanc aveva paura che Pantani non fosse più quello di prima. O forse che potesse creare confusione la presenza di Marco Pantani, non lo so. Marco ormai è abituato all'accanimento da Inquisizione e incassa, concentrando i suoi pensieri sulla preparazione al Giro del 2002. Ad aprile però tornano i guai. Pantani viene deferito alla procura del CONI per la siringa di Montecatini. Penso che il colpo di grazia sia stato l'episodio della siringa di Montecatini. Io penso che quello sia stato il colpo di grazia, perché lì si è sentito proprio come perseguitato. Lì è stato proprio il colpo che lo ha messo a KO. A meno di un mese dall'inizio del Giro d'Italia, il procuratore del CONI, Giacomo Aiello, chiede 4 anni di squalifica per Pantani, pur sapendo di non poter applicare le sanzioni di un ordinamento appena approvato e quindi non retroattivo. Io sono sicuro che quelle cose che sono state da me ritrovate, qualora sia la mia stanza, non sono le mie e quindi io ho la coscienza a posto, ho spiegato, do tutta la disponibilità per fare le verifiche. Quindi al giro ci sei, Marco? Al giro ci sono e ci sono per vincere. Sport è lieta di offrirvi il Giro d'Italia, l'Eurogiro quest'anno. Si parte dall'Olanda nella parte settentrionale dei Paesi Bassi, ci troviamo a 30 km dal Mare del Nord. Pantani all'ultima curva. Quell'anno lì, come condizione eravamo molto scadenti, c'erano varie problematiche, avete fatto fece un giro molto anomalo e di conseguenza risultati non ce n'erano e anche di per sé stesso non fu neanche gratificante. Lui stesso moralmente subì molto quest'annata, questo Giro d'Italia. L'arrivo anche di Marco Pantani. 8 minuti in ritardo del pirata. Siamo con Marco Pantani. Marco, stamattina avevi detto che ho la tosse, non mi sento bene. Fammi la sua mano. Stamattina hai detto che non ti sentivi bene. Sì, un po' di problemi di respirazione. Vado così. Senti, è già chiuso questo giro con Simone Casagrande? Secondo te? Ma non lo so, non lo so, sicuramente per me sì. Ma vediamo. Grazie Marco. Abbiamo sentito un collega che ha chiesto: c'è il rischio che tu vada a casa? Pantani ha detto: ma vedremo. Il
Il giorno più triste del Giro di Pantani è il 29 maggio, durante la 16ª tappa. Il pirata arriva ai piedi della Marmolada, le montagne su cui ha costruito il suo mito, a cominciare dal 4 giugno del 94 in cui vinse a Merano, passando per il 98, in cui proprio qui conquistò la sua prima maglia rosa. All'inizio della salita che porta a Passo Fedaia, si arrende alle sue montagne e sale sull'ammiraglia. Proprio adesso si è ritirato Marco Pantani. Dunque, Alessandro, andiamo a sentire subito l'ammiraglia per sapere se Pantani abbia dei problemi fisici o se abbia deciso di abbandonare il Giro, un Giro che non l'ha mai visto protagonista. Purtroppo no, Pantani ha cominciato male questo Giro d'Italia, subito in crisi nella tappa di Limone Piemonte, poi questa bronchite, qualche linea di febbre nelle tappe intermedie, o meglio nelle tappe con arrivo a San Giacomo, a Chieti. Oggi si è staccato subito sulla Porcella Staulanza e, come hai detto te, si è ritirato. Ed è un vero peccato, perché il Giro d'Italia perde non un protagonista, perché non lo è mai stato in questo Giro d'Italia, ma un corridore che ha fatto sognare in tanti. Il suo fisico non recuperava più di tanto, e di conseguenza andò a spegnersi come una candela, non riusciva a recuperare, di conseguenza si optò per il ritiro. Ecco. In quella stessa giornata Pantani riceve l'avviso della conclusione dell'inchiesta di Trento per la vicenda dell'ematocrito a Madonna di Campiglia. Il pirata tiene una conferenza stampa per spiegare le ragioni del ritiro e tutta la sua amarezza. Io sono convintissimo di non essere finito, di non avere dato, di avere già dato tutto, credo di avere ancora molto da dare, e ne sono convinto io, ne siamo convinti, ne sono convinti i miei collaboratori. Marco non ha il tempo di tirare il fiato. Dopo appena una settimana dal ritiro dal Giro, viene squalificato per 8 mesi per la vicenda della siringa di Montecatini. Non ci sono prove certe che quella siringa appartenga a Pantani, ma il verdetto è chiaro e pesante come un macigno. Non è mai partito, non è mai iniziato nessun processo per quella, perché sulla carta doveva partire processo, giusto, con la nuova legge antidoping. È stato squalificato dalla procura antidoping prima ancora di accertare che ci fosse una condanna nei suoi confronti. È stato condannato 8 mesi per una cosa senza prove, tanto è vero che poi il TAR l'aveva in 30 secondi assolto, quindi l'ennesima volta assolto, per insufficienza di prove. Però non si capisce perché l'USEI ha detto no, però tu non corri lo stesso per qualche mese. È stata una vicenda che se uno la va a leggere dice ma dove, in che mondo viviamo? Marco si isola da tutto e da tutti, rifugiandosi nella cocaina. Non era più lui, insomma. Lo andavi a prendere a casa negli allenamenti, non veniva, non c'era. E gli telefonavi, non rispondeva. Poi dopo non ti cercava lui, alternava, non è che era sempre così, alternava dei momenti buoni, poi alternava più momenti cattivi. Però dai, conoscendolo, capivo la sua situazione, che voleva stare da solo, però alla fin fine, visto che dai, mi consideravo un amico, e anche gli altri si considerano degli amici, rimani male, giustamente, no? Però con questo cioè per Marco avrei fatto sempre i salti mortali, insomma. La macchina giudiziaria non dà tregua al campione romagnolo e il 13 luglio 2002 la Corte d'Appello federale annulla la squalifica di 8 mesi. Luci, tuttavia, chiede di mantenerla e si rivolge al Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna. Pantani si trova costretto a una via crucis di tribunali e procure che lo distrugge pubblicamente, ma che fa a pezzi anche la sua vita privata. Ha
andare a fare questi incontri con questi magistrati veramente erano delle robe massacranti, perché io lo vedevo, lo andavo a prendere anche con la Manuela Ronchi, lo portai a Firenze, lo portai a Roma, lo portai a Trento, mi pare. Cioè facciamo questi viaggi veramente, sia l'andata e il ritorno erano veramente dei viaggi, si può dire freddi, ghiacciali, perché veramente lui non stava male, stava malissimo per queste cose e le subiva, ed era veramente una cosa molto traumatica. In questo triste momento, il velocista Mario Cipollini, subito dopo aver vinto il mondiale del 2002 a Zolder, lancia a Pantani l'invito di formare una squadra insieme per tornare a vincere. E mi auguro che lui abbia veramente voglia di ritornare a essere quello che era, e mi piacerebbe potergli dare una mano, un po' di esperienza penso di averla per potergli dare, non dico qualche consiglio, ma comunque anche qualche motivazione. Mi piacerebbe molto, sarebbe una bella sfida. Il pirata sembra gradire l'invito, ma le trattative naufragano sullo scoglio della gestione dei suoi diritti di immagine. Manuela Ronchi, manager dello scalatore, non è disposta a cederli alla Mercatone 1, e le richieste di Vincenzo Santoni, manager della squadra di Cipollini, non convincono appieno i responsabili finanziari della Mercatone 1. Alla fine Pantani archivia a fatica un 2002 da dimenticare e inizia il nuovo anno andando in vacanza in Grecia insieme ai genitori. Decidemmo di andare un po' a stare fuori da tutti questi che c'erano, sai, televisioni, giornali, giornalisti continuamente avanti e indietro e tutte queste cose. Abbiamo deciso di passare un po' di tempo là in Grecia a caccia. Siamo stati lì parecchio tempo. Dopo un po' di tempo vedo che io ero che stavo dietro per l'aria gli uccelli nel camper. Sento di dietro il camper che qualcuno tira giù la bicicletta dal camper. Vado fuori dal camper, vedo lui che tira fuori la bicicletta, ma mi sarei messa a piangere dalla contentezza. Poi si era vestito tutto di giallo, che là in Grecia ci sono queste strade larghe, lunghe, non vedi tante macchine, vedi molti cani. E dicevo, ma Marco, ma dove fai così tutto vestito di giallo? Di mamma, mi corrono dietro un mucchio di cani. Si allenò talmente tanto che io rimasi perplesso, cioè vedevo la mattina, si partiva, si andava a caccia fino alle 11 così, e poi si tornava, mangiava, e poi partiva in bicicletta, faceva anche 230-240 km al giorno, faceva il giro delle tre dita, una cosa con una passione. Infatti quell'anno lì rimanemmo tutti, io e il mio amico, perplessi, anche delle volte era notte, dovevamo andare a cercarlo dov'era perché non era ancora tornato. Però per me è stato un bel periodo quello, bello. Alla sera andavamo nel camper dell'altro, c'erano con noi quelli del Club Magico Borello. Marco andava a fare la spesa, dopo andava a comprare le castagne, cioè, tutte le golosinerie che ci piacevano. E andavamo di là a far festa così. Ma era felice, era stato un bel periodo quello. Marco non usava più la cocaina perché non ce n'era di cocaina. Ma poi anche della cocaina, io non capisco, ha voluto far credere che Marco usava una quantità industriale di cocaina. Assolutamente. Marco non ha tolto, sì, aveva un fisico sano, da atleta. Uno che fa uso di cocaina, fegato e a pezzi, è un fisico distrutto, Marco no. Ritemprato dalla vacanza in Grecia, il pirata prosegue gli allenamenti nel ritiro a Palma di Maiorca. Al comando della Mercatone 1 è arrivata una vecchia conoscenza di Pantani. Si chiama Davide Boifava ed è stato il team manager della carrera quando Marco correva le prime gare da professionista.
Intanto dai tribunali arriva per una volta una buona notizia. La squalifica di Pantani è stata ridotta.